Bene, per me è un piacere essere qui e far parte, insomma, di questo convegno. Ho ascoltato con piacere, purtroppo non sono riuscito ad ascoltare Buccellisti, ma dalla lezione che mi ha preceduto l'ho ascoltata molto volentieri e ne approfitto anche per complimentarmi, insomma, con il collega della Camera. Sì, il titolo che ho voluto dare a questa presentazione ha Alberto, proprio. scusa, c'è una Sì. piccola interferenza, ecco, che adesso, anche adesso sento che non so se sia per gli auricolari o per qualcosa. Non so, proviamo a toglierli, vediamo se è migliore. Prova a parlare e ti dico se succede qualcosa. Mi senti meglio? Sì. Ok, provo a fare senza auricolari, vediamo se viene Benissimo. meglio. Ottimo. E stavo dicendo, il titolo che ho scelto per questa presentazione ha proprio la volontà di voler discutere di un approccio, cioè di un modo di cercare di vedere l'allenamento. Io ho sempre di più l'impressione così che si corre il rischio di ragionare troppo per compartimenti separati. Quindi è un qualcosa che o è una cosa o è completamente un'altra cosa. Quindi una cosa che è giusta e una cosa che è sbagliata. E questo tipo di visione, a mio avviso, nell'allenamento, cioè quella che è stata la mia esperienza, la mia possibilità di approfondire certi argomenti mi ha portato invece a fare un ragionamento che è quello appunto dell'integrazione, per questo ho scelto questo titolo, un approccio integrato che integri appunto, come dice la parola stessa, quelli che sono gli aspetti più legati al contenuto e quelli che sono più aspetti legati al contesto, per quello che poi dovrebbe essere l'obiettivo primario, del settore giovanile, ma forse direi dell'allenamento in generale, quello dello sviluppo delle abilità. E proprio dalla parola abilità poi vorrò iniziare un po' la presentazione. Questo è un po' come, diciamo, l'ho pensata, mi piace un po' dividere, anche se poi dividere è sempre un po' un rischio, però ecco, di fare una serie di passaggi che possono portarci poi a discutere di quello che è lo sviluppo atletico a lungo termine, e così come stava accennando il prof prima, l'importanza dell'allenamento fisico per quello che è lo sviluppo atletico. Stamattina leggevo la Gazzetta dello Sport, l'intervista ad Arrigo Sacchi, che giustamente gli veniva chiesto quanto potrebbe essere difficile quest'anno dal punto di vista fisico affrontare la situazione del campionato, del mondiale, eccetera, diceva ci vuole un fisico bestiale, no? Perché si parla probabilmente dei primi 4 mesi di affrontare più di 30 partite per chi dovesse arrivare alla fine del percorso anche nel mondiale.